Questa è la situazione. Sono giorni, sono settimane che ho voglia di farmi un video e ci sono dei problemi. E oggi non lavoro, sono a casa di riposo. È tutto il giorno che penso in un video che voglio pubblicare su YouTube, che voglio editare, che voglio preparare per voi. Ma sto vivendo una situazione un po' difficile adesso, in questo momento. Se sei appena arrivato in questo canale, io mi chiamo Adriana, vivo a Londra da circa 5 anni. Sono appena stata in vacanza, ormai è già passato un mese che sono tornata. Sono stata in Italia, a Lampedusa, a Venezia, e ho fatto dei bellissimi video che metto qui sotto nella descrizione del video. Ero super ispirata, perché quello che veramente mi piace fare e io amo fare è video per YouTube. Ho questo mio piccolo canale umile qui, e vi invito anche ad iscrivervi, fare un commento, mettere un like in questo video alla fine se vi piace. Ma il fatto è che da quando sono tornata dalle vacanze, che ero felicissima perché in 2 settimane di vacanze ho pubblicato 4-5 video. Questo mi ha dato tanta ispirazione, mi ha fatto tanta voglia di continuare, di fare, però dal momento che sono tornata a Londra mi sono immersa nel lavoro. La situazione qui adesso è che praticamente a Londra, avete visto magari nei notiziari, con il Brexit, con questa pandemia che abbiamo vissuto, che stiamo ancora venendo fuori, non c'è personale, non c'è manodopera, non ci sono lavoratori. Avete visto che siamo senza benzina, non c'è benzina nei distributori perché non ci sono gli autisti di camion per trasportare la benzina, quindi non c'è rifornimento. I supermercati anche a volte mancano dei prodotti perché non ci sono trasportatori. E noi nel nostro settore della ristorazione, io lavoro nella compagnia di Pizarro, di José, che è un bravissimo cuoco spagnolo. Lui ha 5 ristoranti qui, uno è fuori città, però altri 4 qui in città. E il ristorante che lavoro io è piccolissimo, facciamo solo tapas, è buonissimo, il cibo è meraviglioso e noi siamo sempre pieni, c'è sempre la coda da lunedì a domenica, ed è per questo che non mi dedico più di tanto ai miei video su YouTube. Mi piace tanto questo lavoro, mi piace tanto lavorare in questa compagnia, sono fiera di lavorare lì e quindi sto lì. Però vorrei dedicarmi anche a YouTube, quindi vorrei dedicarmi un po' a tutte e due, solo che il tapas mi toglie tutta la mia energia fisica, quindi di conseguenza anche quella mentale. Io volevo solo giustificarmi, perché mi dispiace tantissimo. Nell'ultimo periodo vedo che il mio canale piano piano sta crescendo, ci sono dei nuovi iscritti, che infatti vorrei anche ringraziarvi e darvi il benvenuto. E grazie che siete qui con me, e mi fa piacere che i miei contenuti vi piacciono. Però non riesco a creare di più, non riesco a trovare ispirazione per editare, per creare un video nuovo. Ci sono tantissimi materiali, ci sono tantissime cose che ho registrato ma che non ho editato, che è sempre lì nel mio hard disk. Ho materiali di Lampedusa che non ho usato. Ho fatto dei video del viaggio mio a Lampedusa, Jesolo, che avevo intenzione di fare un video e non l'ho mai fatto, anche perché sì, non avevo tempo. Ho ancora video di Invisalign, proprio la fine totale del mio feedback di Invisalign, non l'ho fatto. Perché anche non so neanche se siete interessati. Se siete interessati Invisalign discorso, scrivete qua sotto nella descrizione del video, fate un commento. Ho dei video, dei voli che ho fatto con i droni, che potrei anche fare un video di quello. Insomma, ho tanto materiale fermo lì
perché non l'ho mai usato. No perché non avevo voglia, ma sì perché non ho tempo o perché sono stanca. Ciao, benvenuti in Villa Pippo. Da ridere. Mi sento in debito con voi, mi sento che devo dedicarmi di più, che devo fare di più, però non posso neanche sforzarmi perché se mi sforzo, le cose non vengono bene. Insomma, sono venuta qui, solo per un po' per giustificarmi, per spiegarvi perché sono 3 settimane, 4 settimane che non metto un video su YouTube, essendo che quando eravamo in pandemia, in un modo o nell'altro ho sempre cercato di pubblicare un video ogni settimana. Avevo un ritmo che ogni domenica pubblicavo un video per voi e quello anche mi dava forza per vivere quel brutto periodo della pandemia, del lockdown che abbiamo vissuto. Insomma, so che qui a Londra è pieno di cose che posso farvi vedere, però non mi vengono proprio l'ispirazione, non posso sforzare perché dopo mi sento male. Mi sento in colpa e se mi sento in colpa dopo mi sento male, poi sono triste e quindi non posso sforzare, devo rilassarmi e dico a me stessa, Adriana, non sei ispirata, non sforzare. Rilassiamoci e aspettiamo che l'ispirazione viene, tanto che ho visto che quando ero in vacanza ero molto ispirata, molto felice e ho fatto un sacco di video che mi sono anche piaciuti tantissimo. Insomma, con questo anche cosa voglio dire? Ho un nuovo viaggio in programma presto, alla fine di questo mese, e sono molto eccitata di questo. Spero di riuscire a fare dei bei video mentre sono via. La mia passione proprio è creare contenuti. Creare dei video, siccome sono sola, non ho con me la mia famiglia, non ho i miei migliori amici, vivo in un paese dove la maggioranza delle persone che conosco non sono qui con me, sono o in Brasile o sono in Italia, quindi a me piace creare questi contenuti perché così loro possono vedere quello che vedo io, così io posso condividere con loro i momenti miei più belli o magari dei pensieri che ho voglia di condividere. Quindi ho dei piccoli nuovi progetti. Come sono una specie di bambina, questo è l'ultimo giocattolo che ho comprato questa settimana, il Mavic Mini 2. Ho fatto anche un video con una specie di unboxing nel giorno che mi era arrivato, che ero molto felice. Non ho pubblicato neanche quello. Il mini, il primo, lo vendo alla persona con cui vedrò adesso nel mio prossimo viaggio. Così voleremo questi due droni insieme e spero di registrare bellissime immagini. Niente, mi sono anche sforzata di venire qui a fare questo video per voi. Perché mi sentivo in debito, avevo voglia di farlo, chiedo scusa, scusa se tante volte magari non so cosa dire, mi dispiace, mi sento veramente così in difetto, ma cercherò di riprendermi. E anche in questo viaggio che farò prossimamente, che è sorpresa, cercherò di, come si dice, volare tanto il drone per fare tanta pratica e per essere più confident, come si dice in italiano, non lo so. Così vorrei dedicarmi un po' di più alle immagini aeree. Trovo siano bellissime e diverse. Niente, cos'altro voglio dire? Tante volte scrivo tutto quello che voglio dire, però dopo alla fine non seguo niente. Ci vediamo presto. Credo proprio che il prossimo video sarà
di questo mio viaggio. Spero di tornare qui più spesso. Commentate e ditemi quello che pensate. Chiedo scusa ancora e grazie per aver assistito a questo video e spero che potete capirmi.